perché la legalità la si vince anche creando posti di lavoro, creando possibilità di lavoro. Questo è un tema che non è, è simbolo della legalità, è simbolo della lotta alla mafia, ma anche un bene che deve diventare simbolo per lo sviluppo del territorio, per offrire ulteriori possibilità di lavoro per i giovani. Questo è oggi un giorno molto molto importante, io sono felicissimo di essere qui e ringrazio veramente il Consorzio Sviluppo Legalità e comunque soprattutto il Comune di Monreale per aver immediatamente preso atto di questo che era una mia ferma decisione e oggi la realizzo. Oggi è il primo giorno, ma andremo avanti perché lo metteremo a posto, diventerà un centro di formazione, di sviluppo, diventerà un centro di sperimentazione, diventerà un momento che sarà il core business di tutti i beni, per tutte le cooperative che vengono a lavorare dai giovani insistenti sui beni confiscati. Brevissimo, io oggi ovviamente grazie al prefetto e alla Provincia di Monreale prendiamo in consegno di qualità di consiglio di legalità questa categoria. Effettivamente io personalmente chi vive questo territorio, passare da qua spesso e vederla in uno stato d'abbandono era effettivamente un'offesa per quello che poteva essere anche l'intelligenza di chi ha un'idea chiara di come sfruttare questo che era un simbolo dell'illegalità, considerato quello che per dentro per tanti anni fecero apparentemente un'attività legale, ma nella realtà dei dati praticamente c'è un'attività gestita da funzionario. Oggi la prendiamo con lo scopo chiaro di restituirla non solo diciamo ai giovani ma al territorio, perché si vuole praticamente farla diventare anche un centro sperimentale per lo studio della viticoltura e di quelle che sono anche le problematiche, ma soprattutto la cosa più bella, l'idea è quella di creare un workshop non solo per i prodotti coltivati nelle terre confiscate alla mafia, ma anche una possibilità di questo workshop permanente che diamo possibilità a tutti i produttori della zona di esporre i loro prodotti o quantomeno di farlo diventare, ci teniamo, un punto di riferimento anche a livello provinciale. Quindi da subito i nostri ragazzi che fanno parte delle cooperative hanno espresso il loro desiderio, segnate le chiavi, aperti i cancelli, di dare già il primo segnale, che è quello di ripulire questa cantina da queste erbacce. Quindi già il primo segnale è quello che si passa dallo stato dell'abbandono alla volontà chiara di restituirla alla società, di restituire, deve diventare il simbolo del lavoro. Ha detto bene il prefetto. Abbiamo fatto tanto affinché i beni confiscati alla mafia tornino effettivamente a produrre reddito dando lavoro ai giovani. Questa è un'opportunità in più. Grazie comunque a voi per essere presenti e grazie al prefetto per l'impegno che continuerà a dare al consorzio, perché noi devo dire ci troviamo sempre a fianco, in molte difficoltà le risolviamo con il prefetto, e grazie al Comune di Monreale che finalmente ha messo fine a una diatriba che si era creata involontariamente, per carità, perché non vogliamo dire giudicare nessuno, ma comunque è giusto che questa cantina tolta alla mafia venga restituita a chi dei simboli della mafia ne vuole fare invece simboli di legalità. Grazie. Soltanto due parole per testimoniare una grande gioia, eccellenza. Oggi è un momento straordinario per tutto il territorio e per tutti noi che siamo convinti che oggi ci vogliono gesti concreti per testimoniare l'affermazione della legalità in questo territorio. Diceva il giudice Borsellino che i mafiosi non tengono. I mafiosi sono abituati al carcere e mettono in conto nella loro attività delittuosa di i mafiosi temono la perdita del loro patrimonio, perché per il patrimonio per la mafia è il simbolo del controllo del territorio e dell'affermazione della presenza del mafioso sul territorio. Oggi noi, dopo 16 anni, non andate a riflettere tutti, sono passati 16 anni quando questo bene è stato sequestrato e confiscato, oggi viene consegnato formalmente alla magistratura attraverso Sua Eccellenza il prefetto.
deve fare riflettere il fatto che un bene impiega 16 anni prima di essere consegnato, ma oggi è il momento della grande gioia, per questo tanto apriamo e consegniamo alle cooperative un bene confiscato alla mafia, non è un bene, è il bene di Totò Riina e di Bernardo Urbrusca. Qui si facevano e si organizzavano summit di mafia, latitanti, qui si riciclavano i proventi alle attività delittuose, questo era il simbolo della forza mafiosa in questo territorio in quegli anni. Adesso qui noi siamo contenti soltanto di averlo consegnato, ma di aver dato anche una destinazione. Grazie a Sua Eccellenza che ha dato il suo enorme supporto in questo momento. Questo bene diventerà un centro di sperimentazione per i vini gestito dal sud di Chiavino. L'ESA metterà a disposizione tutti gli strumenti per rilanciare la cultura di questo territorio. Le cooperative avranno un luogo dove mettere i mezzi. Qui la Regione Siciliana, cioè Agricoltura e Foreste, farà attività di formazione per quanto riguarda la qualificazione dei giovani agricoltori. Quindi un bene consegnato nel rispetto del contesto produttivo di questo territorio. Ecco qui l'intelligenza nel gestire e utilizzare un bene. Perché spesso i beni si consegnano ma non vengono utilizzati. Oggi l'agricoltura di questo territorio avrà una struttura operativa per potersi sviluppare. Qui si creerà non soltanto posti di lavoro, ma si creerà un know-how per l'agricoltura che oggi garantirà il successo delle attività di questo territorio. Ma quello che io vorrei oggi sottolineare è che qui c'è una sinergia fortissima dello Stato, attraverso Sua Eccellenza il Prefetto, i sindaci, il Consiglio per la Letale, le forze dell'ordine, i giovani delle cooperative, tutti quelli che con coraggio oggi non temono di guardare in faccia i mafiosi, ma li sfidano lavorando qui, proprio dove la mafia ha regnato in maniera incontrovertibile, in maniera incontrastata fino a un certo periodo. Adesso qui c'è la vittoria dello Stato e se mi consentite oggi un momento della vittoria dello Stato è testimoniata all'apertura di questo lucchetto che prima era chiuso al territorio e che adesso qui entriamo con gioia e testimoniamo come lo Stato vince la mafia perché siamo convinti che la mafia sarà veramente sconfitta. Non toccheremo della struttura, lasciamo, nel senso che tutti questi vecchi macchinari li lasciamo per la memoria. Per la memoria. E ora le faccio vedere tutto quanto. Tutto il percorso dell'Uva che diventa un percorso didattico della scuola. Perché per la scuola a vedere come un bene confiscato diventa un centro anche di studio. Sono tre. E poi qui ci sono, c'è quel pallone che batte il loro che sono uguali, dove ci sono la fisica. Come era prima e come diventerà, come diventerà. Vedi ragazzi, a tu sì me. Quindi, quando lo faccio andare?